Eccoci, buonasera con un pomeriggio, signor Larieta. Settimana che va dal 5 all'11 di luglio 2021. Dunque, per i segni di fuoco non ci sono grossissime novità. Marte e Venere rimangono stabili in Leone. Ariete e Sagittario non hanno segni che li illuminano. Interessante questa settimana però è il passaggio della luna nuova in cancro, quindi una luna nuova molto emotiva, emozioni che vengono alla superficie. E poi del passaggio di Mercurio, che dopo 2 mesi, un tempo abbastanza lungo per Mercurio, dai segni di aria, quindi dai gemelli, passa al cancro, ai segni di acqua. Segni di acqua quindi adesso molto forti, con Nettuno e Giove retrogradi in pesci, e Sole, luna nuova, e poi dall'11 anche Mercurio, in cancro. Invariati segni di terra, con Plutone retrogrado in Capricorno e Urano in Toro. Andiamo a vedere Arieta. Settimana dell'Arieta. Energia interna. La giustizia, energia esterna. La temperanza al contrario, l'energia della settimana. La sfida. L'eremita in fondo mazzo ha bisogno di equilibrio, o si trova in equilibrio l'Ariete, o sta cercando l'equilibrio, sta cercando anche un giustizia in qualche modo. L'Ariete cerca giustizia. Per molti Ariete si trovano a che fare questa settimana con il segno della Vergine e col segno della Bilancia, ok? Quindi grande senso di equilibrio, grande voglia di riscatto, di giustizia. Esternamente abbiamo questa temperanza al contrario, qualcosa non arriva, qualcosa non si porta a compimento, qualcosa che aspettare da tempo non si muove. Allora andiamo a vedere adesso che cosa esattamente ci vogliono dire queste due carte. Dunque, l'energia interna, la giustizia. C'è gran voglia di cambiamento, l'ho detto, voglia di rimettere in equilibrio alcune cose che sono state non in equilibrio. Per alcuni sono situazioni proprio tossiche che vanno modificate, da cui si deve andare via. Per altri sono situazioni lavorative da cui si deve andare via, tossiche, ve lo ripeto, cioè qua c'è qualcosa che sentiamo poco nostro. Sentiamo che ci mette in disequilibrio. L'Ariete invece è intenzionato a ritornare in equilibrio. Interessante questa carta. D'altronde abbiamo anche le stelle. È un percorso comunque... Scusate. Stelle, carro, diavolo e giustizia. 4 arcani maggiori. 1, 2, 3. Niente, questi sono i ventilatori e l'aria condizionata. Che poi alla fine la fanno da padroni. Molto, molti arcani, 4 arcani maggiori su 5 carte. Una forte energia quella della Ariete questa settimana. E io continuo a salutare. Allora, scusatemi ancora. Forte energia, in qualche modo è, c'è anche il segno dell'acquario, ok? Compreso. Una rete che pensa che il suo percorso sia... Devo spegnere il ventilatore, mi sa. Mi sa che devo spegnere il ventilatore. Non si muove dal caldo. Allora, la rete pensa che questa tossicità in qualche modo sia destino. Ok, riprendiamo il segno dell'Ariete, spero che mi sia stato l'attacco che avevo poco fa. Dunque, dicevamo Sole, Carro, Diavolo, Giustizia, tutti arcani maggiori, col 10 di denari, quindi c'è un percorso apparentemente obbligatorio di destino, sia dal punto di vista della vostra famiglia, sia dal punto di vista lavorativo. Qualcuno di voi lo sente troppo pesante questo percorso, sente tipo che c'è una sorta di
parte l'ansia di ossessione, di manipolazione, c'è di tutto in questo percorso, o in un'altra persona. Volete sganciarvi da una situazione che è tossica, voi capite che è tossica questa situazione, volete sganciarvi col caro, siete pronti per sganciarvi, la giustizia mi sa proprio di un momento di resa dei conti, è arrivata la resa dei conti, è arrivata il rimettersi in equilibrio per l'Ariete. Vediamo adesso perché è temperanza al contrario. Allora, qui i condizionatori fanno un rumore come se fossero... Temperanza al contrario, c'è una situazione che... da parte di qualcuno che ha però un'energia abbastanza immatura, qualcuno che potrebbe essere di segni d'acqua, vi vuole, cioè nel senso si è proposto a voi, però si è proposto in un modo con una dinamica molto particolare, causandovi notti insonne, o questa persona che causa notti insonne è una persona che continua a rimanere sospesa, pur se voi avete intuito che una persona è interessata a voi, è una persona che continua a rimanere sospesa. Potrebbe esserci anche segno dello scorpione, quindi abbiamo detto acquario, scorpione, vergine, bilancia, questa settimana soprattutto con l'ariete, mi sono detto che per forza, però è una settimana abbastanza tosta, tanti arcani maggiori, è una settimana molto importante, molto, ancora la bilancia, quindi ancora in qualche modo questa situazione che continua ad essere sospesa, che provoca notti insonni sia a voi che all'altra persona, è un qualcosa che deve essere messo in equilibrio. Andiamo a vedere la giornata adesso. Come può funzionare questa settimana per la dieta. Ripeto, secondo me la rete incontra un segno di aria come acquario, gemelli, bilancia. Stavolta lo gira di tutti, di solito lo faccio poco a poco, stavolta lo gira di tutti, non va niente. Allora, la settimana si svolge in maniera acrobatica. Però in ogni caso è una settimana che tende a recuperare quello che sia, a non modificare lo status, che sia, questo è interessante, a non modificare lo status. Prendiamo questo re di spade, lunedì in qualche modo avete a che fare con questo re di spade, con questa energia di aria, o in ogni caso con qualcuno di molto razionale, o siete voi che entrate in una logica di razionalità. Cavaliere e regina di... In qualche modo qui voi state raggiungendo qualcuno, qualcuno vi sta raggiungendo, anche se è una persona abbastanza seria, abbastanza equilibrata, è anche una persona molto generosa, sta cercando il modo di raggiungervi, un modo logico, razionale di raggiungervi. Interessante questa cosa. Vediamo martedì. Martedì abbiamo la vostra energia, proprio la vostra energia in toto di intraprendenza, anche bellezza, di volere. Infatti c'è una ruota della fortuna che gira. Occhio però, qui c'è ancora la gelosia, c'è qualcosa di tossico, siete nella vostra energia, sì, ma per certi versi c'è una ruota che gira, ma gira a favore di una grande indecisione della gelosia. Occhio se qualcuno tiene a voi a non portarlo ad essere geloso, se voi invece non tenete a qualcuno, in qualche modo questa settimana si manifesta una certa gelosia che vi fa soffrire, tra l'altro, che vi fa soffrire. C'è un cambiamento di stato questa settimana. Andiamo al mercoledì adesso.
in cui tante emozioni sembrano arrivare alla superficie, tante emozioni, tante paure, tante cose nascoste. Perché c'è questa energia di lì? In qualche modo venite a contatto con una persona che sembra offrirvi, sembra volervi offrire qualcosa di molto bello. Sembra voler partire da zero, ma dopo essere stato sospeso per tanto tanto tempo, ma avete la sensazione, o voi stessi, di che nasconda qualcosa, o siete voi che nascondete qualcosa. Giovedì, infatti, tante difficoltà. Tante difficoltà. Vediamo perché queste difficoltà. Si sente la mancanza di qualcuno, di qualcosa. Cioè, siamo in pieno cambiamento. Siamo in piena logica e siamo in pieno cambiamento. C'è bisogno di cambiare rotta. Tra l'altro abbiamo un re di spade ancora una volta. Si sente la mancanza di qualcuno, di qualcosa. Anche tanti rimpianti. In qualche modo. Una persona, l'avevo detto pure prima, no? Che c'è una persona di acquario, bilancia o gemelli che si avvicina a noi e che in qualche modo ci impone un cambiamento, però questo cambiamento è molto difficile. Incontriamo molte difficoltà e resistenza per questo cambiamento. Venerdì, infatti, vi vedo appesi. Appesi cosa significa? O che state aspettando qualcosa, una notizia, o che cercate di guardare le cose da altri punti di vista. Ancora energia di aria, ragazzi, molto molto forte energia di aria questa settimana negli Ariete. Si sta cercando di capire come poter fare a raggiungere quella felicità, quella completezza con una persona che alla fine è così diversa da noi, ma che invece per certi versi si accoppia, tra virgolette, no? Molto interessante questo di è come se molta indecisione, vi vedo indecisi, vi vedo cercare di capire come poter fare per poter avere questa pienezza, per poter raggiungere questa pienezza. Ci mettete però troppo la logica, troppo l'ariete diventa particolarmente logico questa settimana. Questa è una persona che siete voi un'energia di inseguimento, tra virgolette, di qualcuno, o è la persona che vi sta inseguendo e voi state cercando di capire effettivamente come si muove. Ah, già aperto. Sabato, chiarimenti in vista, positività, chiarimenti, oh, finalmente si entra nel proprio potere. Quindi è una settimana veramente incerta, veramente incerta. È come se si dipendesse da qualcuno, quello che io avverto, è come se si dipendesse dall'energia di qualcuno, soprattutto un segno d'aria. Mentre invece sabato c'è una sorta di riscossa, eh sì, una sorta di due assi, ragazzi, fantastico, una sorta di chiarezza, di presa di posizione. Abbiamo tra l'altro l'energia dell'imperatore che è l'energia dell'ariete. Quindi, dopo aver tanto scrutato la situazione, si prende in mano la situazione e si vuole dare un bel inizio, un bel inizio. Domenica, però, tornano i conflitti, però di nuovo il sole, quindi in ogni caso sono conflitti positivi, nel senso va bene così. Comunicazione, qualcuno che, lo ripeto, questa è una settimana particolare, poi alla fine è una settimana positiva, stiamo attenti, però per raggiungere questo equilibrio di fondo che abbiamo visto, beh, la rete fa fatica, è come se dipendesse dall'energia di un'altra persona che lui vuole scoprire, la rete vuole scoprire, che vuole capire, eccetera, eccetera. Non sa come muoversi, sa che deve tagliare alcuni rami secchi, tra virgolette, sa che deve trasformarsi, ma si sente incapace. Certezza ne ha sabato e domenica, anche se questo cambiamento drastico di situazione, perché qui c'è un cambiamento proprio di situazione abbastanza veloce. Ma drastico proprio, per certi versi lo confonde, lo mette ancora in confusione, però che
tutto molto molto positivo, cioè la prima settimana finisce in maniera molto positiva, si ha la certezza di cosa si vuole cominciare, perché secondo me la prima settimana non ha ancora la certezza di cosa vuole cominciare la dieta, sa che vuole staccarsi da una situazione che è tossica, ma poi non sa dove andare, invece a fine settimana comincia ad avere questa percezione, interessante, ancora il sole, ragazzi bellissimi, sole, 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 fantastico, fantastico. Ariete che finalmente, finalmente vede qualcosa di positivo. Certo, non è una settimana facile, abbiamo visto. Vediamo questo sole cosa si riferisce adesso, come energia della settimana. Una carta, ma non c'entra niente, però giusto per curiosità, che cos'è? Lo sciamano. Quindi siete, potete manifestare la vita che volete. Ariete in bilico, infatti. Ariete molto in bilico questa settimana fino a quando non acquista la sua forza. In bilico perché sa che deve tagliare di netto una situazione. Solo tagliare di netto una situazione potrà fargli acquistare forza. Interessante. Vediamo qual è. Vabbè, cos'è? Così che aveva detto che era caduto lo sciamano, sarebbe il mago, la carta numero uno. Perfetto, ragazzi. Questa è la carta numero uno. Al contrario, però, questa è la sfida. Dovete superare la sensazione di non farcela. Dovete superare la sensazione di non farcela. La vita è nelle vostre mani, manifestate quello che volete. Ancora la giustizia, Madonna. In qualche modo, dopo tante difficoltà, si apre per voi, per una sorta di equilibrio karmico, ok? Si apre per voi un periodo molto, molto, molto bello. Dovete semplicemente smettere di subire. È come tutte le carte, è come se voi foste nell'atteggiamento di qualcuno che subisce le azioni e i pensieri degli altri, no, siete voi che fate il vostro destino, siete voi che fate la vostra vita, siete voi che dovete essere in grado di decidere dove andare. Ok? Perfetto. Questa è la settimana dell'Ariete. Adesso andiamo a vedere qual è il consiglio, la carta, eccetera, che gli sciamani hanno per gli Ariete. State guardandovi in uno specchio rotto che ancora vi rimanda la vostra immagine, però occhio, non è più la vostra immagine per intero. Cercate di guardare al di là. Voi ancora trattenete in voi l'immagine di qualcuno a metà, però a metà, qualcosa di rotto ancora vi rimanda la vostra immagine, perché questo è un rapporto molto forte, però cercate adesso di guardare al di là. Questa settimana in cui continuerete a guardare in questo specchio rotto, perché ancora vi ritrovate. Ok? Questa è l'Ariete. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivete nei commenti, se volete iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, siete sempre avvisati dei prossimi video, sapete che io faccio sempre gli oroscopi a fine settimana. Per adesso, bye bye!